Buongiorno ragazzi, eccomi finalmente tornata con un nuovo video e con un nuovo vlog, perché è da un po' che non ne registro uno. Tra l'altro stamattina mi sono svegliata con un mal di gola pazzesco. In realtà mi sono accorta già stanotte perché quando mi sono svegliata sentivo che a deglutire mi faceva male la gola e infatti stamattina mi sono proprio svegliata con il mal di gola. Speriamo che insomma di non prendere nulla e che resti soltanto un semplice mal di gola, anche perché adesso è il periodo più impegnativo a livello lavorativo, lavorando nel centro commerciale. Oggi è l'ultimo giorno che sono a casa e poi fino al 24 dicembre, quindi fino alla vigilia di Natale, lavorerò tutti i giorni e quindi spero di non ammalarmi. Comunque devo fare colazione stamattina e ho preparato il cappuccino di Starbucks, o meglio, in realtà questo non è un cappuccino, me l'ha gentilmente mandato Starbucks da provare, e questo è il Toffee Nut Latte, praticamente in edizione limitata per il Natale. E visto che stanno quasi finendo, l'ho preparato questa mattina, ne faccio uno, poi ne resta soltanto uno. Ed è molto buono, praticamente è una sorta di cappuccino aromatizzato al caramello, quindi sa di caramello, ma in più c'è anche un tocco, ci si sente anche un po' le noci tostate. Quindi è molto, molto particolare, molto invernale, però perfetto per questo periodo dell'anno. E adesso preparo il mio cappuccino e poi vi faccio vedere tutto il chatty che sono arrivati questa mattina, perché oggi è il 13 di dicembre e da tradizione il 13 dicembre nella nostra zona Brescia, poi forse anche a Bergamo e sicuramente anche in altri paesi, città della zona, passa Santa Lucia che porta i doni ai bimbi e i dolcetti. Noi siamo un po' cresciuti, quindi ci ha portato soltanto i dolcetti. Le cialde sono queste, quindi una sostanzialmente di latte e una di caffè, un po' come il cappuccino. Infatti alla fine quello che si va ad ottenere è una miscela come questa, quindi assomiglia proprio tanto a un cappuccino, però appunto è più aromatizzato rispetto alla versione classica. Colazione preparata e stamattina c'è anche questa sfoglia, sembra tipo una brioche, ma in realtà è una sfoglia ripiena di crema. Questa l'ha portata Santa Lucia. Infatti, stia mangiato la sua parte stamattina, poi è andato a lavoro. Non so perché non la mangiate tutta, ne ha lasciata a metà. Comunque, l'altra metà probabilmente la mangio io adesso. Poi ha portato questi wafer con il ripieno alla Nutella, non li ho mai provati. Ste l'ha già aperto, ha portato un wafer al lavoro, visto che oggi tornerà, insomma, tardissimo stasera come merendina. E come vedete anche dal logo, in realtà fa parte della Ferrero, però questi normalmente nei nostri supermercati qui in Italia non si trova, infatti vengono venduti in altri paesi, se non so esattamente dove, però io non li ho mai mai provati, infatti sono molto curiosa di provarli. Sicuramente sono buoni perché con la Nutella dentro 100% saranno una bomba, forse fin troppo. Poi questi biscottini al cioccolato con all'interno vari ripieni, al tartufo, al caramello, al cioccolato classico e alla nocciola. E poi questa confezione di cioccolatini della Lindt con vari gusti assortiti. Infatti non solo c'è il classico cioccolato latte, ma cioccolato extra fondente e cioccolato bianco. Il cioccolato bianco non l'ho mai provato, quindi sono molto curiosa di provarlo. E poi dai suoceri è arrivato questo cesto pieno di dolcetti Ferrero Rocher, Baci Perugina, le barrette della Kinder e poi questi vassoi tutto doppio, quindi uno per me e uno per Ste. Abbiamo dolci fino
fino all'anno prossimo. E questo vassoio ha diversi prodotti della Ferrero, uno più buono dell'altro, e quindi siamo a posto per un po', anzi in realtà dovranno durarci parecchio perché sono tanti. Adesso faccio la mia colazione, che poi ho un sacco di cose da fare questa mattina, anche perché in realtà è l'unico giorno che sono a casa, come vi ho detto, quindi devo cercare di fare un sacco di cose. Dopo insieme apriamo anche i calendari dell'avvento, ne ho due quest'anno. È ultra ripiena di crema, ogni volta che do un morso esce un sacco di crema, è pienissima ed è molto molto buona, però mangio la metà che ha lasciato Ste, così l'altra la teniamo magari per questa sera. Dopo, oggi insieme a voi devo anche aprire un pacco abbastanza grande che ho appoggiato momentaneamente qui vicino alle scale. Più tardi lo andiamo a spacchettare tutto insieme, però prima devo assolutamente pulire il pavimento di tutta la casa, perché in questi giorni l'ho proprio trascurato ed è un cesso, quindi devo assolutamente passare i pavimenti prima. Prima di darmi alle pulizie apro i calendari, così poi li vado a mettere di là. Allora, 13, casellina numero 13 del calendario dell'avvento di Balea. Questo è il calendario dell'avvento che potete trovare al DM, che è un negozio tipo un acqua e sapone, dove si trovano tanti prodotti della linea Balea, che penso si trovino soltanto al DM. Casellina numero 13, la faccio aprirlo, sì, vediamo che cos'è. È un peeling da utilizzare sotto la doccia, immagino. Tra l'altro è scritto tutto in tedesco, quindi c'è il fogliettino con le traduzioni, giorno 13, esatto, peeling doccia al sale. Sono tutti, diciamo, prodotti in mini taglia, versione travel, quindi ideali anche da magari portare in vacanza. Invece, calendario dell'avvento di Ava e May, che è meraviglioso, cioè la scatola di per sé è bellissima con questo fiocco, poi si apre a libro e all'interno ci sono tutte le caselline. Quelle dei giorni precedenti le ho lasciate vuote, giusto per avere il calendario comunque sempre in ordine. Quindi giornata numero 13, vediamo se trovo il numero, ecco qua, abbastanza grande la scatolina e qui secondo me c'è un prodotto beauty, quindi non delle candele. Vediamo se ho indovinato. No, questo è un tè. No vabbè, questa è la prima volta che trovo il tè. E questo è un infuso di tè con melograno, mandorle e cannella. E nel frattempo sono andata a riordinare tutti i pacchi e pulire il pavimento della zona giorno, perché ne aveva proprio bisogno. Adesso mi dedico allo spacchettamento
e al montaggio di questo super pacco. Non vedo l'ora di vedere come ci starà questa cosina nello studio. Voglio provare anche a fare qualche piccolo spostamento dei mobili che abbiamo nello studio, vedere come disporre le cose andando ad inserire questa piccola novità. Prima però, momento biscottino per le cagnoline. Vi faccio vedere cosa hanno imparato a fare in queste settimane, vero? Seduta? Zampa? Bravissima! Zampa? O il biscotto? Dai! Zampa? Bravissima! La novità per la casa è una nuova scrivania per l'ufficio. Arriva da Playwood, un'azienda che progetta linee di arredo secondo i principi dell'ecodesign per la casa e l'ufficio. Tutto quello che serve per il montaggio lo trovate all'interno della confezione. Ci sono 4 gambe, il piano della scrivania e i connettori che servono per fissare le gambe tra di loro. Il montaggio richiede pochi minuti grazie ai connettori che sono molto comodi e pratici. Questi vengono utilizzati per assemblare tutti i loro prodotti. All'interno c'è anche la brugola appunto per fissare i connettori. Quindi tutto quello che vi serve lo trovate nella confezione. In sostanza, per montare questa scrivania bisogna fissare le 4 gambe tra di loro, 2 da una parte e 2 dall'altra, e poi il ripiano va semplicemente appoggiato al di sopra. Fissare il piano della scrivania è molto semplice grazie ai fori che sono predisposti sulla base, vanno semplicemente ad incastro nelle gambe. È una scrivania di alta qualità, funzionale e sostenibile, 100% made in Italy. È stata tra l'altro la vincitrice del premio sostenibilità 2021 Archi Products. La potete trovare in diversi materiali con il piano rifinito antigraffio realizzato proprio per durare nel tempo. Ed eccola qui, io la trovo meravigliosa. Questa scrivania è il modello Caria, che potete trovare in 2 misure. Questa è la misura più grande e oltre a questo colore la potete trovare in altre 2 varianti. Io ho scelto questa bianca abbinata alle gambe in rovere naturale. Qui al centro c'è questa fessura perché si può infilare il tablet e poi all'interno di questi buchini possono passare i cavi della corrente, passare poi sotto così resta tutto ordinato. Anche qui sotto ci sono queste fessure proprio per far passare i cavi, anche da qui volendo si può mettere una ciabatta per tenere tutto in ordine, cosa che sicuramente farò. E poi da questa parte c'è anche questo gancio per mettere ad esempio lo zaino e la borsa ed avere tutto più ordinato. Adesso vado a spostare un po' i mobili e questa molto probabilmente andrà lì. Ho finito di sistemare tutto, nel frattempo si è fatta sera, ho fatto anche un po' di spostamenti come vedete alle mie spalle. Adesso vi faccio vedere il risultato finale e anche la scrivania come ci sta. Trovo che stia molto molto bene. Ed ecco qua la parete nuova. Devo dire che con la scrivania così la parete risalta molto di più, mi piace tanto come ci sta. Ho inserito anche la cassettiera che prima avevamo in camera da letto e ho messo un poster con la cornice in legno proprio per riprendere la struttura e le gambe della scrivania. Sopra è bianca opaca antigraffio. Il montaggio è stato semplicissimo. In 5 minuti ho fissato le 2 gambe, poi ho semplicemente appoggiato il piano sopra all'interno, incastrandolo all'interno di queste fessure. Ne trovate una qui e 2 da questa parte, una è nascosta dalla PlayStation. Ho rimesso lo schermo di ste che utilizza per lavorare e la PlayStation, così quando torna fra poco si trova la nuova scrivania, la nuova postazione di lavoro e di gioco. E devo ancora finire di sistemare i fili, questi qua sotto. Adesso ho collegato tutto, però voglio fare un lavoro più preciso, quindi andrò a mettere una ciabatta qua e fissarli. Comunque li ho fatti passare all'interno di questi buchi come vi ho fatto vedere prima, anche vediamo se riesco a farvi vedere, vedete anche qui dietro, così resta tutto molto più ordinato. Mi piace davvero tanto 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 come ci sta. Come vi ho detto, qui poi ho messo la cassettiera
qui ho spostato, ho lasciato la scarpiera, però c'è cioè la libreria, però ho messo tutte le scarpe qui, così da averle il più lontano possibile dalla porta, così appena si entrano si vedono proprio subito le scarpe rispetto a come erano prima. Qui ho lasciato la postazione beauty, la cassettiera con i trucchi l'ho messa qui, ma non mi piace, intanto l'ho messa lì momentaneamente perché stasera non finivo più altrimenti, però è da spostare perché non sta bene tra la scrivania e la libreria. E qui ho messo l'altra libreria dove ho organizzato molto meglio tutti i prodotti all'interno delle scatoline. Così resta tutto molto più ordinato e non si vede più tutto il casino che avevamo prima a vista. Guardate che figata anche il supporto già integrato nella gamba della scrivania per tenere lo zaino da lavoro oppure una borsa, così non tocca terra e non si sporca. Almeno tutte le cose di Ste quando lavora da casa sono in ordine, compreso il suo zaino che di solito è sempre in giro. Così almeno avrà il suo posto. Poi è anche molto più profonda rispetto a quella che c'era prima, quindi il piano di lavoro è proprio bello comodo e sicuramente lavorerà molto meglio su questa rispetto a quella che c'era prima, che era un po' stremenzita. Adesso vado a preparare la cena perché se arriva e non trova la cena pronta, poverino, mi sgrida, mi sgrida. Deve aspettare, quindi vado a preparare qualcosa, anche perché sapete che ore sono? Le 20:47, 10 minuti alle 9. Comunque io in tutto ciò non vi ho fatto vedere. Ho preso il telefono nuovo. Ebbene sì, doveva essere un regalo per Natale. Invece è arrivato in anticipo e quindi è diventato il regalo di Santa Lucia. È arrivato proprio ieri. Ho già ordinato la cover perché non potevo avere il telefono nuovo senza una cover. Questa l'ho presa su Amazon. È un azzurrino molto molto bello. Azzurrino chiaro chiaro ed è pazzesco il telefono. Qualità altissima di foto, video e anche l'audio è tutta un'altra cosa rispetto a quello che avevo prima. Comunque nulla, vado a preparare la cena e probabilmente farò l'hamburger per lui e il petto di pollo per me. Ste ha preparato il suo ufficio per domani, la scrivania, e vi mostro anche questo accessorio. Questo è l'alza laptop che serve proprio per posizionare il portatile affinché la posizione e la postura sulla sedia sia corretta e non bisogna ogni volta inclinare la testa per guardare il computer. Ideale per chi come lui sta 10 ore al PC ed è della stessa linea della scrivania. Quindi riprende tutto perfettamente, fa proprio parte della linea Kaira, che è proprio pensata per avere una scrivania minimal, funzionale, con una bella estetica, perché comunque tutto viene ripreso nei dettagli e trovo sia meraviglioso. E a Ste piace molto come è venuta, infatti da domani comincerà a lavorare qui. Perdonatemi, ieri mi sono totalmente dimenticata di chiudere il vlog, non è da me, ma abbiamo cenato tardi perché Ste è arrivato 9:15, abbiamo finito di cenare verso 20 alle 10, abbiamo sistemato tutta la cucina, poi sono andata a farmi la doccia, insomma è venuto tardi, ci siamo messe a letto, abbiamo continuato la puntata e mi sono totalmente dimenticata di prendere la videocamera e chiudere il vlog. Quindi lo faccio adesso. Spero che il video vi sia piaciuto. Cercherò nelle prossime settimane di registrare qualche vlog in più rispetto a quello che sto facendo adesso, che sto facendo in queste settimane, perché ho un po' poco tempo, però voglio riprendere almeno con un vlog a settimana. Quindi spero di riuscire a tornare con qualche video in più. Detto questo, spero che questo video vi sia piaciuto, vi sia stato di compagnia. Vi mando un grosso bacione, noi ci vediamo presto, spero, con un nuovo video. Ciao!